Siamo con Oliver Mayer, cofondatore di Jobber One, un social network di annunci gratuiti per il lavoro. Una startup che nasce da una impresa di tipo tradizionale, per così dire. Ci racconti meglio com'è nata l'idea e da quale esigenza? Jobber One nasce proprio da un'esigenza di un piccolo medio imprenditore del Lago di Garda. Veniamo da una famiglia di albergatori e come tali ci scontriamo nel nostro ambito a dover ricercare spesso e volentieri nuove figure per le nostre attività. Queste ricerche le abbiamo fatte, come oggi lo fanno un po' tutti, sul web, ma i problemi che abbiamo riscontrato sono molteplici, dai costi per le aziende ai risultati poco soddisfacenti delle risposte che si ottengono, ci hanno portato a voler affrontare questa problematica in modo nuovo, in modo innovativo, e in questo modo qua è nato proprio il Jobber One. Come descriveresti il territorio, il tessuto imprenditoriale del lavoro del tuo territorio, e come pensi che sarà preso dall'iniziativa web, come sarà accettata? Beh, anzitutto la nostra iniziativa non vuole solo interessare il settore alberghiero o turistico. Questo è un aspetto importante, nel senso è un'iniziativa che deve comunque dare risposta a tutti i settori del nostro tessuto socio-economico, rivolgendoci in modo particolare alle piccole e medie aziende. Ovvio che noi conosciamo in modo particolare il settore turistico, che qui sul Lago di Garda, ma non solo sul Lago di Garda, in gran parte d'Italia è un settore comunque stagionale, quindi che affronta la stessa problematica che abbiamo affrontato noi per lungo tempo allo stesso modo. Quindi sono sicuro che per il nostro settore, come anche per altri settori in Italia, questo strumento potrà essere d'aiuto, anche perché, ripeto, è uno strumento completamente gratuito. Ma nasce dalla vostra particolare passione per la tecnologia o da cosa? Perché poi oltre al web c'è anche la piattaforma applicazione mobile. Sì, non è solo la passione per la tecnologia, ma è anche la consapevolezza di un piccolo medio imprenditore che oggi non si vive senza il web. La ricerca di risorse umane al di fuori del web oggi non ha quasi più senso, quindi il mondo del lavoro si è spostato molto sul web. Siamo tutti quanti imprenditori e lavoratori in una situazione molto particolare in questo periodo qua, nella quale una maggiore attenzione al mondo del lavoro spetta sia alle aziende che ai lavoratori. Non si può pensare di tornare a casa alle 5 e chiudere la porta e aver chiuso il rapporto con il lavoro. Oggi come oggi, in questo periodo particolare, il lavoro continua, si ha un rapporto continuo con il proprio lavoro, e credo che questo strumento qua ci aiuti anche in futuro a rimanere più in contatto con il mondo del lavoro. Hai ribadito spesso il concetto di utilità, come lo intendi? Beh, ti faccio un semplice esempio, come uno strumento di cucina. Uno strumento di cucina che è facile da usare, tu lo userai quasi tutti i giorni. Uno strumento da cucina che è difficile da pulire e quasi impossibile da usare non troverà mai utilizzo nella tua vita quotidiana. Quindi dobbiamo pensare a qualcosa che sia veramente utile, quindi che fornisca delle risposte reali, che abbia dei contenuti, ma che sia anche facilmente utilizzabile. Quindi non è un progetto pensato per gli informatici dagli informatici. È un progetto pensato da un piccolo imprenditore con delle problematiche condivise sicuramente da tanti altri imprenditori, cercando di dare delle risposte, delle soluzioni a queste problematiche che affrontiamo tutti quanti insieme. Va bene, allora auguri a Jobber One. Ti ringrazio.